È stato presentato questa mattina il report Povertà e Risorse della Caritas diocesana di Fano Fossombrone e Calli Percola. A illustrare i dati del 2020, il vescovo Armando Trasarti, il nuovo direttore della Caritas diocesana Ettore Fusaro, il presidente Michele Giardini, insieme a Stefania Poeta e Michela Pagnini. Un report, quello di quest'anno, che ha la caratteristica di descrivere quella che è stata la situazione legata alla pandemia. Tra i numeri presentati, 677 sono state le persone che hanno chiesto aiuto nel 2020, il 50,2% uomini e il 49,8% donne. Il 46% di queste persone incontrate sono italiane, quindi quasi la metà. Questo è un dato, credo, interessante da sottolineare, perché anche nella mentalità comune spesso si pensa che siano soprattutto gli stranieri, gli extracomunitari, quelli che hanno bisogno di attenzione e di assistenza. Ecco, la pandemia ha accentuato un fenomeno che in realtà esisteva già da prima, che è quello del bisogno concreto per necessità materiali anche di base da parte di italiani, da parte di famiglie che vivono sul nostro territorio. 4.372 gli interventi registrati, 351.400 euro il bilancio degli aiuti diretti e la gestione dei servizi. 3.081 invece sono le ore di lavoro dei 190 volontari attivi. Aumentati anche i pasti alla mensa sostegno del mese di agosto, sempre dello scorso anno. Infatti i numeri vedono 2.965 pasti preparati nel 2020, a differenza dei 1.937 pasti nel 2019. Ecco, la realtà del volontariato è una di quelle realtà che sempre Caritas cerca di fare, con l'attività della mensa, il centro salute, le attività del centro rivestiamo, del centro ricibiamo. Ecco, si cerca di venire incontro a quelle che sono le necessità, sia quelle di base che quelle che possono sempre di più contribuire a promuovere il bene delle persone e ad aiutarle poi a trovare una autonomia e la possibilità di vivere nella maniera migliore la loro vita. Altra attenzione inoltre è rivolta al centro salute, un servizio indispensabile per chi ha problemi economici e per chi è escluso dal servizio sanitario nazionale. Nel 2020 sono state 126 le persone incontrate. Certo, la Chiesa non può far tutto, è un segnale. Il compito della Caritas è quello di formare l'individuo e le comunità a un'attenzione ai poveri. E non è la delega che noi ci prendiamo, ma è la formazione. Poi chiaramente in questo tempo siamo anche operativi, un po' il Covid ci ha obbligato, con le piccole risorse che abbiamo, quelle che ci dà il popolo, quelle che ci danno le istituzioni, per dare delle risposte che non sono totalizzanti ma sono dei segnali. Credo che la società civile deve interessarsi di ogni cittadino e quindi chi ha bisogno fa parte della città.